Amen, amen. Gloria al nome del Signore. Potete prendere posto, fratelli e sorelle. Vogliamo aprire le nostre Bibbie nel libro dei Numeri, capitolo 18. Leggeremo i primi 7 versi. Amen. Il Signore disse ad Aronne: tu, i tuoi figli e la casa di tuo padre con te, porterete il peso delle iniquità commesse nel santuario. E tu e i tuoi figli porterete il peso delle iniquità commesse nell'esercizio del vostro sacerdozio. Farai avvicinare a te anche i tuoi fratelli, la tribù di Levi, la tribù di tuo padre, affinché ti siano aggiunti e ti servano quando tu e i tuoi figli con te sarete davanti alla tenda della testimonianza. Essi saranno ai tuoi ordini in tutto quello che concerne il servizio della tenda, però non si accosteranno agli utensili del santuario né all'altare, affinché non moriate voi e loro. Essi dipenderanno da te e faranno il servizio della tenda di convegno in tutto ciò che la concerne. Nessun estraneo si avvicinerà a voi. Voi farete il servizio del santuario e dell'altare, affinché non vi sia più ira contro i figli di Israele. Quanto a me, ecco, io ho preso i vostri fratelli, i Leviti, tra i figli di Israele, dati al Signore. Essi sono dati in dono a voi per fare il servizio della tenda di convegno. Tu e i tuoi figli con te eserciterete il vostro sacerdozio in tutto ciò che concerne l'altare e in ciò che è al di là dalla cortina, e farete il vostro servizio. Io vi do l'esercizio del sacerdozio come un dono. L'estraneo che si avvicinerà sarà messo a morte. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. In modo particolare ci soffermeremo sull'ultimo verso che abbiamo letto, e il Signore ha parlato al mio cuore attraverso questo verso, e cercherò di trasmettervi quello che Dio ha messo nel mio cuore. Tu e i tuoi figli con te eserciterete il vostro sacerdozio in tutto ciò che concerne l'altare, in ciò che è di là dalla cortina, e farete il vostro servizio. Io vi do l'esercizio del sacerdozio come un dono. Ed è proprio questo il tema, il punto che insieme, con l'aiuto dello Spirito Santo, mediteremo e considereremo, quello che Dio ha fatto per ciascuno di noi, quello che Dio continua a fare nella nostra vita. Essere al servizio dell'Eterno, sicuramente per la casa di Aronne, ma anche per i Leviti e in genere per tutto il popolo di Israele, era una grande responsabilità. Il rischio era quello, se non seguivano attentamente le prescrizioni che Dio aveva stabilito, era andare anche incontro alla morte. E più volte Dio ricorderà che tutte le cose che loro maneggiavano, che tutte le cose che erano state comandate, erano cose sante o santissime, e quindi dovevano fare ogni cosa con molta attenzione e dedizione al Signore. E parleremo
in sostanza del servizio. E Dio ricorderà in modo molto chiaro alla casa di Aronne, ai Leviti e a tutto il popolo di Israele che servire il Signore, il servizio del sacerdozio, è un dono offerto dal Signore. È un grande privilegio poter servire l'Eterno. Amen, fratelli e sorelle. Vedremo più avanti come ciascuno di noi è stato chiamato ad essere un servo, un servitore dell'Eterno. Ma innanzitutto è bene precisare che coloro che possono, che sono chiamati e che hanno ricevuto il dono del servizio, di servire il Signore, sono coloro che hanno sperimentato la grazia di Dio, la potenza della croce. Il Signore ci ha abilitati attraverso la grazia, la salvezza, ad essere degli strumenti nelle sue mani. Eravamo lontani da Dio a causa del nostro peccato, eravamo figli d'ira, ma il Signore ci ha liberati, dicevamo anche prima all'inizio del culto, da questa situazione attraverso il potente sangue di Cristo Gesù. Ci ha purificati, ci ha lavati, ci ha salvati, ci ha fatto diventare Suoi figli e ci ha fatto appartenere ad un popolo meraviglioso, il popolo di Dio, ma anche ci ha chiamati a servirlo. E tutto questo è opportuno che noi lo consideriamo alla luce delle Sacre Scritture, è un dono dell'Eterno. Certo, poteva sentire il peso, Aronne, i Leviti, potevano sentire su di loro una grande responsabilità, ma non dovevano fermarsi solo a queste cose. Dovevano considerare che quello era un dono dell'Eterno. L'esercizio, il servizio svolto, era un dono che Dio gli aveva affidato. È scritto in Prima Tessalonicesi, capitolo 1, verso 9. Perché essi stessi raccontano quale sia stata la vostra venuta fra noi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivente e vero. Il Signore ci ha dato l'onore, il privilegio di poterci convertire dagli idoli all'Iddio vivente, non per restare fermi, non per rimanere in attesa, ma per servire l'Iddio vivente. Sì, la parola di Dio afferma che prima di conoscere Cristo noi eravamo sotto il giogo, la schiavitù, e senza magari che ce ne rendessimo conto, noi eravamo al servizio del principe di questo mondo. Il servizio dato agli idoli. E credo che nel nostro raccontare la testimonianza, tutti quanti noi possiamo dire dei legami di una vita dissoluta, lontana dal Signore, una vita di peccato vissuta nella menzogna, senza la grazia di Dio. Per chi ci adoperavamo? Per cosa? Prestavamo le nostre membra, prestavamo la nostra vita al servizio del maligno. E questa era questa la realtà. Ma il Signore ci è venuto incontro, ha cambiato radicalmente il nostro cuore e ci ha resi adatti ad essere servitori dell'Iddio vivente. E questo presuppone che abbiamo lasciato il servizio agli idoli, abbiamo lasciato quello che facevamo prima. Dirà Gesù ai Suoi: non si possono servire due padroni. O servi gli idoli, o servi Mammona,
o se non servite il Signore, l'Eterno. E credo che tutti quanti noi questa mattina vogliamo ribadire che noi vogliamo servire l'Eterno, esclusivamente solo il nostro Signore. Ci fu un momento in cui Samuele venne chiamato per rialzare questo popolo che era tremendamente caduto, aveva perso le sue guerre contro i filistei, si era ritrovato a smarrire persino l'arca del patto, una situazione di grande disordine nel popolo di Israele. E in Prima Samuele capitolo 7 verso 3 è Samuele che parla al cuore di tutto il popolo e dice questo: allora Samuele parlò a tutta la casa di Israele e disse: se davvero tornate al Signore con tutto il vostro cuore, togliete di mezzo a voi gli dei stranieri e gli idoli di Astarte, volgete risolutamente il vostro cuore verso il Signore e servite Lui, Lui solo, allora Egli vi libererà dalle mani dei Filistei. Si era abituato il popolo di Israele a servire gli idoli e di tanto in tanto ad offrire qualche sacrificio, qualche olocausto anche per l'Eterno, per il Signore. Ma le parole di Samuele sono molto dirette e molto chiare. Bisogna, è necessario che prendete una posizione. Decidete cosa lasciare e cosa prendere. Decidete chi lasciare e chi prendere. Decidetelo in modo risoluto. Dovete essere risoluti in questo. Infatti egli dirà: volgete risolutamente il vostro cuore verso il Signore, poi dice e servite Lui, e ribadisce ancora Lui solo. E noi vogliamo, desideriamo sicuramente accogliere ancora questo invito nel nostro cuore e vogliamo disporci di più a consacrare la nostra vita all'Eterno. E colui che è abilitato al servizio per il Signore è colui che ha sperimentato la sua grazia, è colui che vive il suo servizio per il Signore come un dono da parte di Dio. Non siamo abili a fare nulla, non siamo degni di ricevere alcunché dall'Eterno. Dio non ha bisogno di noi o di qualcuno di noi per fare le cose. Egli non ha bisogno di nulla e di nessuno, eppure ha avuto riguardo a noi, dandoci la grazia non solo di salvare l'anima nostra, non solo di purificarci da ogni peccato, ma dandoci l'onore di poterlo servire. Ed è questa una grazia assoluta. Il popolo di Israele non lo doveva dimenticare. Non doveva dimenticare che tutto ciò che Dio li stava chiamando a fare per loro doveva essere un privilegio, un onore, più che un onere o più che uno sterile dovere davanti al Signore. Le cose non dovevano essere fatte meccanicamente. E arrivarono i tempi in cui il popolo di Israele faceva il loro servizio all'Eterno, persino i sacerdoti in primis svolgevano le loro abluzioni in modo meccanico. E Dio poteva vedere i loro sacrifici, poteva vedere le loro offerte, ma gli diceva anche: il vostro cuore è lontano da me. L'ubbidienza va al meglio del sacrificio. E questa mattina, esaminandoci davanti alle Sacre Scritture, innanzitutto vogliamo ringraziarlo perché il Signore ci ha salvati, ci ha redenti e ci ha resi idonei per poterlo servire. Ci ha dato questo dono. In Primo Pietro capitolo 2 verso 9, e adesso parliamo un po' della Chiesa, della nostra realtà attuale.
La parola di Dio ci definisce in questo modo, stirpe eletta. E sapete, non sta parlando qui solo di chi ha un ministero o svolge un ruolo particolare nella comune adunanza, nella chiesa. Sta parlando di tutti i credenti, tutti i salvati, tutti i fedeli. Stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. C'è un servizio che siamo chiamati a svolgere, quello di magnificare, di glorificare il Signore, di raccontare quanto grande Egli è e quanti sono mirabili i suoi doni e quanto è mirabile il suo amore per ciascuno di noi. Ebrei capitolo 13 verso 15: offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Non è un dovere venire in chiesa, non è un peso, o perlomeno non deve essere considerato tale. È un grande privilegio incontrare i fedeli, incontrare la fratellanza, stare nell'assemblea. È un dono dell'Eterno. E svolgere qualcosa che onori anche i fedeli, la Chiesa, i fratelli, è un dono dell'Eterno. Ognuno riceverà la sua retribuzione, non per quante cose ha fatto. Dio non scorrerà l'elenco di tutte le cose che abbiamo fatto durante la vita. Dio è colui che guarda alla qualità del nostro servizio, con quali sentimenti, con quanta devozione, con quale considerazione abbiamo svolto il nostro servizio davanti al Signore, senza lamentele, senza mormorii, senza dispute, senza avere gli obiettivi carnali di raggiungere qualche posizione ambita dal nostro cuore. Dio chiamava, Dio stabiliva, secondo la conoscenza profonda che egli aveva degli uomini, delle persone, stabiliva chi, come lo doveva servire. E badate, gli altri non lo potevano fare. L'estraneo, colui che non era stato chiamato dall'Eterno, non poteva svolgere nessun rito, nessuna abluzione all'interno della tenda. E questo ci chiama a responsabilità, fratelli e sorelle. Credo che il Signore a tutti quanti noi ci chiami a servirlo. E quando parlo di servizio non mi riferisco solo a qualcosa da svolgere la domenica durante il culto o qualcosa che riguardi strettamente ed esclusivamente qualche compito che si svolge in chiesa. Mi riferisco alla nostra quotidianità. Mamme che nella loro casa, nella loro famiglia, svolgono un grande servizio per il Signore e per la loro famiglia. Amen, fratelli e sorelle. Mamme che educano i figli al timore dell'Eterno. Mamme che dal principio della giornata fino alla fine sono un sostegno, un aiuto per tutta la famiglia, per il marito. Mariti che hanno la responsabilità di condurre la famiglia,
di essere un esempio, di dare la testimonianza, di prendersi il carico, il peso di portare avanti quella famiglia, onorando il Signore, essendo un esempio nella casa, nella famiglia. In tutto quello che facciamo, partendo proprio dalla nostra persona, la nostra famiglia, sul posto di lavoro, nelle nostre relazioni sociali, noi siamo dei servitori dell'Eterno. Noi non parliamo di Cristo solo quando veniamo in via Portogallo o ci troviamo in via Janoplanco. Noi sempre parliamo di Cristo. Noi sempre amiamo raccontare di Cristo Gesù. Noi sempre lo lodiamo e lo benediciamo. E il nostro pensiero è rivolto sempre a Lui. Qualsiasi situazione avversa si avvicina alla nostra casa o alla nostra vita personalmente. Credo che proprio, mi verrebbe di dire la parola distinto, ma credo che lo facciamo proprio in piena coscienza. Noi ci rivolgiamo al Signore in preghiera, perché sappiamo che dall'Eterno ci arriva l'aiuto. Ci arriva anche il sostegno nel poterlo servire. E servire il Signore non significa solo fare delle cose particolari. Lo possiamo servire nelle piccole e nelle grandi cose. Per Dio è sempre un servizio. Credo che quello che sto per dire è davvero molto scontato per tutti quanti noi, e la parola ci avvisa che non dobbiamo servire il Signore per essere visti, per essere notati, per ricevere apprezzamenti ed essere gratificati dal punto di vista della carne, umano. Efesini 6:6, non servendo per essere visti come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo, facendo la volontà di Dio, di buon animo. Il segreto di un servizio costante, fatto con i buoni sentimenti, è proprio questo, fratelli e sorelle. Se ci aspettiamo la gratificazione, il supporto dagli altri, dagli uomini, dai fratelli, e pensiamo che la benedizione, il successo del nostro servizio lo leghiamo in relazione a quella che è l'approvazione degli altri, ci ritroveremo a vivere momenti bui, di grande pesantezza, quando servire il Signore non produce questi effetti, diventerà e si trasformerà tutto come un macigno, un peso difficile da portare avanti. Ma quando invece abbiamo piena fiducia e siamo coscienti che per servire il Signore dobbiamo subire anche il disprezzo, le ingiustizie, dobbiamo anche in certe situazioni ritrovarci da soli, come si trovò quel guerriero valoroso di Davide a dover difendere quel campo di lenticchie, rimase lui solo, dice la parola di Dio, mentre tutti gli altri fuggivano, e affrontò i Filistei da solo, ma quella spada gli rimase attaccato alla mano. Il Signore non ci lascia, non ci abbandona mai quando noi custodiamo questi buoni sentimenti. Gesù farà l'esempio, prendendo proprio l'esempio dei farisei, e dice: vedete, loro amano stare in mezzo alle piazze, digiunano, pregano, ma lo fanno per essere in vista, lo fanno per ricevere gratificazione, e dirà Gesù: quello sarà il loro premio. Ma beato chi svolge il proprio servizio fedelmente, senza nessuna approvazione, senza nessuna gratificazione, ma è pronto a sostenere la propria famiglia con la preghiera,
è pronto a sostenere la propria chiesa, la propria comunità, con un servizio fatto con buon animo e con buoni sentimenti. Che il Signore ci dia grazia davvero di poterlo servire come Egli è degno e di poter servire la Chiesa onorandoci gli uni gli altri. Romani 12:11, quanto allo zelo non siate pigri, siate ferventi nello spirito, servite il Signore. E quanto più noi, fratelli e sorelle, Chiesa del Signore, che abbiamo ricevuto la potenza dello Spirito Santo, siamo chiamati a servirlo con fervore, con zelo. Non siate pigri. Che questo morbo possa davvero rimanere lontano da ciascuno di noi. E voglio concludere questo messaggio ponendoci qualche domanda. Io sto servendo l'Eterno, il Signore? Come lo sto servendo? Mi sono mai reso conto che servire il Signore non è un modo per mettere davanti a Dio quello che noi abbiamo fatto e facciamo per ricevere da Dio in cambio qualcosa, ma è un dono dell'Eterno. Noi non meritavamo di essere chiamati servi del Signore. Quando l'Apostolo Paolo scriverà alcune lettere, egli utilizzerà un termine greco per dichiararsi, per dichiarare la sua nuova vita, la sua nuova identità in Cristo. Doulos di Cristo, che noi leggiamo nella parola di Dio servo di Cristo, ma in realtà il termine doulos stava dire il termine giusto è proprio schiavo, colui che si mette a disposizione, colui che è pronto a fare tutto per il suo padrone. Doulos, schiavo di Cristo. E non è un peso, non è un limite, ma è un grande dono poter dire questa mattina: anch'io voglio essere un doulos di Cristo, un servo dell'Iddio vivente, sempre pronto, come lo fu Isaia. Manda a me, Signore, sempre pronto, anche in tenera età, come per Samuele. Parla, perché il tuo servo ascolta. Vogliamo alzarci in piedi, fratelli e sorelle? Gloria al tuo nome, Signore, alleluia. Benedetto tu sei, Gesù. Gloria al tuo nome, Signore. Gloria al tuo nome, Signore, alleluia. Una stirpe santa, un popolo santo, un popolo acquistato a caro prezzo, un popolo adatto, chiamato a servire l'Eterno. Gloria al tuo nome, Signore, alleluia. Aiutaci, Signore, a non disprezzare, Signore, quello che tu ci chiami a fare, alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Aiutaci a non essere superficiali, Signore, nelle tue cose, alleluia. Aiutaci a credere nella tua parola, Signore, che ci hai dato tutto come un dono, Signore. Ritornerai, Signore, col premio alla mano, alleluia. Gloria al tuo nome, Signore, alleluia.